questo percorso di legalità, vedrete, intanto mette insieme, abbiamo voluto mettere insieme i ragazzi della Giovanni XXIII, quindi ragazzi che fanno ancora la scuola secondaria di primo grado, con ragazzi dell'Istituto Fermi Mattei, quindi ragazzi che fanno la scuola secondaria di secondo grado. Vedo che vi siete seduti già così, non vi siete mescolati, giusto? Tutti i ragazzi del secondo grado stanno a sinistra, vero? No. Era quello che volevamo. E perché questo percorso di legalità? Perché in effetti scettivi di essere deviati, no? Di essere deviati e devianti, per cui ci teniamo come scuola a offrirvi questo percorso per farvi capire quanto è importante rimanere all'interno della legalità e quanto è importante appunto che i vostri comportamenti siano corretti. Questi ragazzi trasmettiamo innanzitutto un messaggio di conoscenza dell'istituzione carcere, perché spesso viene considerato come un luogo chiuso, come un luogo di privazione totale di tutti i diritti. In effetti noi siamo qui proprio per far conoscere il lavoro degli operatori penitenziari che seguono, diciamo, il dettato costituzionale di recuperare, di riabilitare i detenuti secondo dei percorsi educativi, dove è fondamentale la revisione critica degli stessi. Loro devono ritornare, vanno restituiti alla società come delle persone dove hanno fatto questa riflessione proprio per un cambiamento, e questo grazie anche alla scuola, all'istituzione scuola, perché forse diciamo è il setting educativo e di integrazione più importante per me, dalla mia esperienza. È un modo per farli sentire liberi anche dietro le sbarre. Allora, questo è il primo giorno, il primo incontro di un percorso di legalità che stiamo offrendo ai nostri ragazzi, mettendo insieme i ragazzi degli istituti superiori e delle scuole, della scuola inferiore di primo grado. È un percorso che prevede 5 incontri con diversi soggetti protagonisti della legalità nella nostra società, e quindi magistrati, rappresentanti del tribunale per i minori e anche rappresentanti delle forze degli ordini. Abbiamo voluto integrare questo percorso con i rappresentanti, in questo primo incontro, con i rappresentanti dell'Istituto Penitenziario di Insegna, perché vogliamo intanto che i ragazzi siano consapevoli di che cosa significa vivere all'interno di un carcere e quindi pagare per una colpa commessa. E il secondo aspetto che ci sembra importante è perché noi crediamo che il percorso, che ci debba essere una sorta di permeabilità tra un percorso di devianza e un percorso di non devianza, cioè il percorso di devianza non è un vicolo cieco, non è un ghetto, ma si può rientrare, si può ritornare alla società, e creare una relazione tra la scuola e il carcere può significare proprio questo, cioè da un lato offrire una sponda al carcere affinché i detenuti possano capire che si ritorna nella società e si ritorna, diciamo, tra virgolette, guariti. Dall'altro lato i ragazzi si rendono conto di che cosa significa la realtà del carcere, cosa significa le sbarre, cosa significa questa separazione tra legalità e illegalità.